Secondo te, guarda di cosa parliamo? Secondo te? Non so. Il professionismo. Non so se. Facciamo appoggio così, dai, ma appoggio qua. Sai che è molto vicino? Abbastanza. E non c'era, volevo farmela fare, ma poi non c'era tempo. La facciamo ad aerografo? Sì. Teniamo, allora, buono, teniamo buono il bianco. Mi aiuteresti a tirarmi su, che c'ho anche lo slogan, sì, del. C'ho lo strappo. Lo strappo del gomito. Non basta l'infiltrazione e tutto. Ciao Mauretto. Ciao, come stai? Sei vestito allegro oggi? Ma sì, oggi avevo voglia. Ma perché dovevo andare? Perché dovevo andare in moto con il giubbotto nero, capito? Ha pisciato qualcuno o hai sputato tu? Tutte e due. Può essere. Vabbè, siccome fa fresco sei vestito di nero. Ciao Moretti. Sì, ero in moto stamattina. Sei in forma? Sì, ero in moto stamattina. Sono nero perché ero in moto con tanto di giubbotto. Questa è una, alle di, quelle, già in giro. Una di quelle che dura tre giorni, se non l'hai già venduta, non lo so. Madonna, perché, come quando beh, sono così, eh? Non pensavo ti piacesse perché non hai mosso come nessun commento, no? Ma no, dico davvero. Li muovo nel momento in cui, sì, è vero, di solito mi esprimo anche prima. Esatto. Che bella è. L'ho portata a casa ieri. L'avevo mai vista? No, non l'abbiamo mai vista, è appena arrivata dall'America. È appena arrivata da qua. American Auto Group LLC. Vedi? LLC sta per? Non lo so l'acronimo di questo qua. No? Comunque arriva da qua. Vedi, c'è dove, ancora, dove sono loro? C'è ancora l'adesivo, gli facciamo una pubblicità. A Losanna. Facciamo divertire, visto che non ho voglia di fare pubblicità ai miei importatori. Certo. Almeno o si studiano il sito oppure si arrangiano e non dirò da dove proviene questa meraviglia. Esatto, va bene. Anche se ho lasciato l'adesivo perché... Non ho segreti. Vedono quanto costano. Almeno vedono quanto costano davvero. Sai che questa macchina che ti ho voluto presentare, introdurre, primo perché è arrivata e mi piace sempre farti vedere le novità di 70 anni. Le newcomers. No? Sì. Le novità di 70 anni. Te l'ho messa vicino un'altra macchina che è quella di là, che è la Mustang del 66. Prima generazione Mustang, ambita da morire, oggetto del desiderio di tutti, no? Sembra che non ci sia altra macchina oggi che non la Mustang Pony dal 65, 64 e mezzo se vogliamo essere precisi, al 68-69. Continuano a chiamarmi, continuano a dirmi ma non ci sono, non la trovo, come facciamo? Facciamo come ha fatto Gabriele, che mi ha chiamato e gliel'ho importata, no? Cioè, se pensiamo di trovarla dietro l'angolo probabilmente non è più così. Invece mi piace ricordare che la nostra attività è anche andare a caccia di tartufi e portarti a casa la macchina come vuoi. Certo. Detto questo, quindi qualcuno magari mi chiamerà per dirmi la voglio, importiamola, che è divertentissimo, è troppo bello il fatto di mettersi insieme, sceglierla tra tante, innescare una ricerca professionale che non è sul computer, no? Quindi avendo la sede di là ci avventuriamo nei posti. Ma ce ne sono. Ce ne sono abbastanza e il fenomeno è che non vanno a finire in rete perché la richiesta fisica di chi gira per i posti che sono fonte di queste macchine finite fa sì che la macchina venga venduta prima che venga messa in rete, per cui non stupiamoci da casa se vedete macchine che la rete non raccoglie, perché come accade da noi per il Dodge Ram usato, no? Io non ho mai Dodge Ram in cartella, ma perché arriva il martedì e ve li vendiamo il mercoledì. Tutto questo per dirti guarda la differenza in 10 anni. La Mustang è bellissima, siamo tutti d'accordo che la Mustang sia moderna, quasi. Sia bellissima, no? Ma guarda com'è moderna e sgraziata vicino a una Thunderbird 56. Sì, no, dai, sgraziata no, non ci arrivo a dirlo. No, sgraziata, no. Voglio enfatizzare il fenomeno, che senza essere offensivo, perché vicino a una caramella come questa... Sì, è pazzesca. Poi questo colore la esalta, no? Le donne da pazzi. Questo colore... È un abbinamento cromatico meraviglioso. Questa di che anno è, scusa? 56, motore 312, 4V, che non sta per 4 valvole, è un'altra cosa... che spesso mi viene rinomata al telefono, 4V non sta per 4 valvole ma per 4 Venturi. I Venturi sono i corpi del carburatore, quindi è l'acronimo di quadricorpo, capito? Quando leggiamo 4V, perché sono tutte e due valvole le strutture autocilindri di questi anni. 4 valvole le abbiamo visti pochi anni fa. E io credo che l'abbiamo già detto mille volte che questi anni americani secondo me sono gli anni più belli del design della storia, no? Sì. Cioè forse prima delle piramidi c'era qualcosa di affascinante così, no? Negli egiziani c'erano delle... Però guarda, l'ho aperta apposta, scusa Pasqua, per far fatica a passarci. Ma è veramente una meraviglia, come era bello tutto quello che disegnavano in America in quegli anni, no? Dai frigoriferi, l'abbiamo sempre detto, dai tostapane, i pullman, gli autobus. Sì, ricordano molto l'oggettistica di casa. Tra le altre cose si allinea
a una macchina che i nostri amici a casa hanno conosciuto, che è la Corvette del 1960, no? Perché l'hanno fatta insieme, sono nate insieme, la Corvette del 53, questa il 55, credo che sia il primo anno della T-Bird, forse vista sulle riviste nel 54, ma 55, che poi è stato l'anno della conferma del mercato della Corvette, perché nei primi due anni non pensavano di andare avanti a fare la Corvette. Hanno fatto un duetto, sarà qualche cosa che non funziona, il famoso Six Flames, sei fiamme, sei cilindri, e poi nel 55 hanno messo l'8 insieme alla T-Bird, quindi si sono sempre contese. E non manca la sportività questa. Guarda, la Corvette l'abbiamo vista correre, ma la Thunderbird l'hanno fatta anche col motore da 390 pollici. Questo era 292, io parlo sempre in pollici, ragazzi, poi le cilindrate sono tutte 5, 6.000, poi se volete fate 16.4, fate la moltiplicazione del numero che dico. Questo è un 312, l'hanno fatta anche col 390. Con 325 cavalli, nasceva anche con 8 carburatori, adesso apriamo il cofano, quindi 8 venturi, per cui 2, 4V che fanno quel corpo, che andava davvero forte. Non si è avventurata nel mondo delle corse perché è piaciuto di più metterla nel box. Cioè, hanno fatto le più belle riviste del mondo con la Thunderbird, con le donne più belle del mondo, Marilyn Monroe per prima, capito? Hanno fatto delle brochure impaginate che erano nient'altro che la riportare con disegno a mano quello che era una fotografia. Ricordiamoci questo, perché le brochure d'epoca facevano già le foto e avrebbero potuto fare le stampe, ma in quegli anni, come Walt Disney disegnava a mano il fumetto, quindi il topolino di quegli anni era proprio disegnato e colorato a mano, venivano fatte le riviste per le automobili con questi fogli che erano un piacere da sfogliare. Qualcuno ha ancora la rivista a casa, per esempio quella del mio Chevy del 57 o la rivista del 57. Era un colore simile, no? Sì, baby blue. Pascal, vieni qua, vedendo che eravamo qua in questa zona, mi domando perché non abbiano voluto andare a fare uno studio di un guscio un po' più completo per andare a coprire. Questo qua è l'unica cosa sbagliata della macchina. Davvero? Nel senso che questo Continental Kit c'era della casa e ci sono quelli che rifanno oggi. Okay, questo qua secondo me è stato montato dopo. Però è tutto sbagliato, a parte la culla della ruota, perché questa fascia deve essere cromata. Anche lei? Proprio cromata. Mi dispiace di cromata. Non ho capito perché non avevano proseguito. Ma perché per una ruota piccola? Anche questo c'era di diverse misure, per cui c'è su un Continental Kit di una ruota sbagliata. Scusa, stavo dicendo che è una macchina sanissima, questa l'abbiamo proprio scelta col martello in mano. Quando compri queste macchine che si collocano in Adaguide a 40.000 brutta, 70.000 media e 128.000 bella, no? Questa è Adaguide di oggi e non è l'asta, quindi non ti sto dicendo l'anno venduta all'asta A, sto parlando della base d'asta, hai capito? Poi quello che succede in quelle aste maledette non lo sappiamo dove andiamo a finire. Però col 312, 56, in queste condizioni la macchina è davvero promossa. Mi piace tantissimo far notare l'Half Moon, quella che chiamano mezzaluna, perché il taglio della gomma dietro mancava alla Corvette perché era sportiva. Certo. Il gonnellino ti fa capire proprio che la macchina aveva un taglio diverso, riprendeva un po' le codine, dai, insomma, la Corvette non ha mai avuto le code. Fantastico. La Corvette non ha mai avuto le code, quindi si contendevano lo spazio del duetto due posti in due sagome completamente diverse. Poi la Corvette, con questa indole racing, è andata a correre in pista e ha ottenuto anche tanti e grossi risultati. Mi piace ogni tanto, se fate caso, attenzione in particolare che Pasquale sta inquadrando, come spesso nelle autovetture anni 50 americani si imbatta spesso in simbologie dei rockets, dello spazio, no? Thunderbird era il nome di un aereo. Esatto, Thunderbird era il nome. Guarda da dove nasce. Questo era il logo del Thunderbird aereo. Ricordiamo che i cartoni animati, i telefilm di prima animazione, no? Di quando eravamo piccolini, Mauro. Ti ricordi che le navicelle spaziali erano tutti questi affari qua, no? Quindi ci piace, bullet, no? Ci piace moltissimo. L'accendi, l'apri, cosa fai? Voglio far vedere una cosa che gli amatori di questa macchina rimarranno stupiti, perché c'era una macchina automatica su 200. Al contrario di quello che si possa pensare, questa usciva manuale, impossibile da guidare. Ne ho avuta una rossa, l'ho venduta perché non mi piaceva guidarla. Volantone grande, servo sterzo, motore importante, però questo cambio e il fatto che prova a sederti e confermerai quello che ti dico. La guidi perché è automatica. Arrivo dopo. La guidi solo perché è automatica.
Cos'è quel G-Clear? Windshield Washer Reservoir? È, la, sì, è originale? La, come no, come no. Queste sono le Ford Motor Company. Questa era la busta che conteneva l'acqua del Tergi. L'acqua del Tergi. Eh? Vedi che bei componenti che c'erano. Sono le buste che ci davano quando vincevamo il pesce rosso a Luna Park. Ma guarda che le avevamo anche noi, nelle nostre macchine di quegli anni. No. Sì, sì, la vaschetta G-Clear. Dell'acqua del Tergi era una busta, la bulla dell'acqua calda. Perché poi veniva. Bello, senti, però il sughero qua io non l'ho ancora visto. Ma è possibile che ogni volta c'è qualcosa di diverso che non l'ho mai visto? Questo non l'ho mai visto. Perché questo è un filtro sportivo. Qui hanno chiuso la presa d'aria che tu puoi anche aprire. Sì. Quindi la presa d'aria puoi anche renderla attiva e buttargli un pochino di aria fresca. Però c'è la. Perché qui lo. Perché quell'affare di sughero cosa c'entra? Se tu la apri, questo qua devia l'acqua che altrimenti entrerebbe nel filtro. Ho capito, Fa un po' da tenuta. Sì, in questi anni l'estate inverno, il famoso estate inverno che noi giravamo con una levetta, ti ricorderai, no? Il filtro dell'aria aveva estate e inverno. Sì. In estate prendeva l'aria dalla mascherina, d'inverno c'era un tubo che andava sui collettori di scarico, capito? Loro questa deviazione l'hanno sempre fatta automatica, come hanno fatto automatico lo starter. Quindi la loro modalità invernale-estiva era di aprire la presa d'aria sul cofano, renderla attiva oppure no, cosa che chiudevano tutti d'inverno. Quindi questo era un po' quello che accadeva. Il motore è un 312 pollici, quindi parliamo di un 5000. Quanti cavalli? Ne aveva 275. Cavoli. Che non è niente male col 4 venturi. Non è per niente male. Infatti cammina. Cioè, adesso è una macchina che... Quando la usi non ti viene da maltrattare, da dire adesso faccio una prima, però ti rendi conto che sto cambietto, quando ti dice tutto, alla seconda fa... Sì, c'è voglia di andare. Allora, ci fermiamo un attimo, andiamo in pubblicità e poi ci ritroviamo. Oggi c'ho la lingua che va... Pubblicità, comprate una camicia così e non come scendiamo la mia. Scendiamo il cofano? Scendiamo il cofano.